Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo ad un nuovo episodio della Legacy Challenge. Allora ragazzi, oggi è sabato, come potete vedere il nostro Raj sta preparando la colazione per tutti, sta facendo una macedonia di frutta. Volevo evitare di sbagliare alimento, dato che abbiamo la nostra Danielle che è vegetariana. Come vi dicevo, oggi è sabato, quindi la nostra Giorgia non andrà a scuola. E devo dire che fare un altro episodio sulla Legacy Challenge e proprio su Giorgia era l'azione migliore che potessi fare, perché a voi Giorgia piace un sacco. Anche se, devo dire la verità, mi avete chiesto che fine abbia fatto la nostra Cristina Bida. Ma io non volevo svelarvelo prima, vi posso dire che tornerà. Tornerà e ho già un piccolo progetto per lei, quindi Cristina Bida c'è, esiste e la faremo tornare. Non l'abbiamo vista in questi episodi perché comunque il nostro Gabriel si è dedicato all'università e diciamo che con l'università la gente, no, conosce nuove persone, si fa nuovi amici, nuovi flirt, eccetera, eccetera. E diciamo lascia un po' indietro quelli che erano gli amici precedenti, soprattutto nel caso di Gabriel, dove comunque Cristina è più piccola, era più piccola di lui, quindi lui nell'ultimo periodo comunque non si erano proprio visti e sentiti più di tanto. Però Cristina Bida c'ha comunque il debole per Gabriel e non vi preoccupate, tornerà. Tra l'altro, cosa molto strana, perché qui abbiamo la nostra Sabrina, che oggi vedremo in questo video, che ha un debole per Gabriel, la nostra Cristina Bida che ha un debole per Gabriel, ma Gabriel ci prova con tutt'altre persone. Ovviamente, come al solito ragazzi, tutti noi ci abbiamo sempre provato con gente che non ci filava di strisce, la gente che invece ci voleva non ce la siamo mai cagata, finché non trovi magari poi l'amore. Io tra l'altro ho il mio ragazzo che lavora da casa, fa smart working per colpa di questo coronavirus, quindi voglio dire, si può essere più fortunati? No. Comunque, a parte questa cosa, questo romanticismo che mi è venuto al volo in questo momento, che cosa ci fa lui qui? Una celebrità è venuta in casa nostra, vabbè, tutto a posto. Allora, io vi faccio vedere un attimo la situazione del nostro Gabriel, perché praticamente lui, gli ho fatto fare tutti i compiti, tra l'altro la presentazione dovrebbe essere... non possiamo tenerla perché ovviamente è dal lunedì nei giorni feriali, però diciamo che la nostra presentazione è pronta e anche la tesina in realtà ce l'abbiamo bella pronta. Infatti io volevo vedere una cosa, se almeno la tesina la potevamo, modifica la tesina, vedete qualità straordinaria, presenta la tesina, perché dato che ce l'abbiamo straordinaria almeno questo lo facciamo, tanto i compiti li ha fatti già tutti. Tra l'altro sta nevicando, sono le 10 del mattino e poi andremo ragazzi a casa della nostra Sabrina. Adoro, sì, perché praticamente la nostra Giorgia passerà il weekend dalla sua amica e diciamo ci saranno un po' di confessioni che andremo a vedere un po'. Allora, chi è questo? Sempre Thorn Bailey. Allora, lui diciamo che la tesina l'ha fatta benissimo. Allora, scusate, io... lei come sta in tutto questo? Sta bene. Quindi io direi... girl! Tra l'altro vi volevo far vedere... Sta arrivando gente, secondo me questo è un bug. Vi volevo far vedere che la nostra Giorgia, sì, è comunque in carne, ma sta iniziando a dimagrire, sta iniziando a migliorare un po' il suo fisico. Comunque, andiamo da Sabrina. Ci trasferiamo proprio in casa, così da poter gestire un po' tutti i componenti di quella famiglia.
Eccoci ragazzi, siamo arrivati a casa di Sabrina. Allora, la nostra Giorgia sta reagendo alla neve. Sabrina, tra l'altro, abita praticamente a Windenburg, quindi in questa favolosa cittadina. Sta nevicando in una casetta niente male che io vi voglio far vedere. L'ho scaricata, devo dire, dalla galleria perché non avevo voglia di costruire l'altro giorno, di arredare, ed è una casetta abbastanza classica. Ma la cosa che mi piace è che, diciamo, ci sta benissimo con lo stile di Windenburg. Qui, come vedete, ci sono due letti. Qui c'è una camera matrimoniale che a me piace, devo dire, tantissimo. Qui ci sono praticamente ci sono tre bagni in questa casa, praticamente, perché c'è un bagno per ogni camera, c'è la scrivania dove poter fare i compiti e poi c'è anche il bagno, diciamo, della casa normale. Io devo dire, forse un po' too much per le dimensioni di questa casa. La cosa che mi piace tantissimo è il giardino, perché appunto c'è la possibilità di coltivare, c'è la possibilità di fare un barbecue, c'è la possibilità, come potete vedere, c'è l'altalena, quindi mi piace tantissimo. Ma poi oltretutto ci hanno aggiunto anche questa tenda da campeggiatore, quindi diciamo che si può fare anche, diciamo, i bambini, i ragazzini possono stare benissimo in questa tenda, giochicchiare così. E questa cosa mi piace particolarmente. Allora, io direi che possiamo magari con lei venire qui, guarda la TV. Anche te vieni qui, guarda la TV. Sarebbe carino se si mettessero degli abiti normali. Cambia abito. Sì, mettiti questi. E anche te. Come potete vedere, quella è la mamma di, diciamo, Sabrina. Mettiamoci comodi, tipo mettiti, va bene questo, perché inverno farla mettere in canottiera direi che non è il caso. Quella è la mamma di Sabrina. E come vedete c'è un altro simmino, che poi andremo a vedere più in là. Non so se lui adesso verrà in casa, comunque I like proprio. L'ho creato apposta e vi dico già però, ragazzi, che è il cugino di Sabrina. Ebbene sì, allora, complimento sincero. Parliamo anche con la mamma di Sabrina, che non fa male. Comunque siamo suoi ospiti, quindi voglio dire, spettegoliamo un po'. Ma scusa, ma anziché parlare con tutte e due, mandiamo sopra in camera a chiacchierare tra ragazze, insomma. Tipo, siediti e chiacchiera qui. Te però, no, non voglio che ci vai. La mamma può andare benissimo tipo in bagno, for example. Ok, le ragazze stanno andando praticamente. Sì, perché raga, ci devo fare una foto. Sta guardando il cellulare, ovviamente Sabrina le chiede subito chi è, ma la nostra Giorgia ovviamente risponde dicendole che magari stava aspettando il messaggio, magari un messaggio dal nostro Drew. Ma ovviamente Sabrina, che bionda com'è, pazzesca, favolosa, un po' cheerleader, che sa un po' tutto di tutti, ovviamente stanno morendo di freddo. No raga, stanno facendo i compiti insieme? Adorerei. Ovviamente Sabrina dice subito alla nostra Giorgia che Drew, ovviamente, è gay. Cioè, nel senso, l'ha rifiutata, ha rifiutato il flirt, perché ovviamente è gay. D'altronde ce l'eravamo anche un po' immaginata questa cosa. Oddio, scusate, vorrei fare una foto, ma c'ho un po' di problemi di colonne varie, muri alti, eccetera eccetera. Vabbè, la faremo poi. Ovviamente lei le dice subito, guarda che Drew è gay, quindi non ci perdere tempo. Ok, via. La madre ha rotto abbastanza le palline. Io direi che la facciamo venire qui e le facciamo preparare servire il pranzo. Formaggio grigliato, adoro. Lì c'è il nostro cugino, che lei ancora non ha visto, per fortuna. Ok, cosa stanno facendo? Chiacchierano. Discuti degli interessi. Oddio, lui sta venendo qui a chiacchierare? No, assolutamente no. Fermati lì dove sei, ti faccio venire qui, siediti per favore, non è ancora il tuo momento. Loro chiacchierano e ovviamente Sabrina invece, dato che sono in vena di confessioni, ovviamente
dichiara alla sua amica Giorgia che lei invece è, cioè, è, non dico innamorata, ma c'ha una cotta pazzesca per il nostro Gabriel. Ebbene sì, raga, e questo noi lo sapevamo. Ma ovviamente la nostra Giorgia dice: "Amo, tu sei piccola per mio fratello, non puoi stare con mio fratello." Sabrina lo sa, infatti vedete, ci ride sopra. Complimento sincero, ma in tutto questo, scusate, io chiederei anche a lei se è single, soprattutto. Perché magari Sabrina c'ha un flirt con qualcuno, non lo possiamo sapere. Cosa sta succedendo? Ok, Sabrina è single. Strano, è bellissima, raga. Cioè, ma magari lei non vuole avere, cioè lei punta in alto, vuole gente più grande. Vabbè, comunque, raga, questa cosa ci sta proprio, cioè, tranquillamente, nel senso che ovviamente lei vorrebbe un po' Gabriel, ma cioè, non è il caso per ora. Allora, lei ha servito. Potremmo fare così. Chiama a tavola. E ci andiamo a sedere proprio qui. Siediti. Matthew. C'è anche Matthew. E ovviamente la nostra. La nostra girl. La nostra Giorgia. Conoscerà finalmente. E io ve lo faccio vedere. Bellissimo. Matthew. Che è il cugino di Sabrina. Che in questo periodo vive con loro. Adoro! Adoro. Ok, anche Matthew sta andando a prendersi un piatto da mangiare. Ok, scusate. Sì, c'è già la seduta. No, tesoro, vieni qui, sediti qui con tutta la family. Mentre mangi, per favore. Vediamo se ci riusciamo. Non credo, ma vediamo se ci riusciamo. Tu siediti qui. Vediamo un po'. No, niente, non ce la facciamo, raga. Non riesco, perché non si vanno a sedere lì? Ah, forse perché c'è il vaso è troppo grande e non possono mangiare lì. Vabbè, comunque lei ovviamente vede Matthew e. Ah, vabbè, finito di mangiare, praticamente si andranno a sedere. Girl! Ebbene sì. Sì, infatti. Ah, ok, quel vaso è troppo grande. Quindi non si siedono a mangiare lì. Se. Brava! Sì, infatti siediti. Parla della temperatura gelida. Adoro. Chili del fichi. No, che chili del fichi fichi? Cioè, l'hai appena conosciuto, tutto a posto. Condividi idee, sapete, le prime cose che si chiedono. Racconto una storia coinvolgente. E lui, ovviamente, invece, da buon farfallone. Le chiede subito se lei è single. Ovviamente. Nuove conoscenze, ragazzi, guardate come si guardano. E in tutto questo c'è sempre Dia di mezzo. Scusate, io devo togliere assolutamente questo vaso. Mi sta proprio urtando il sistema nervoso. Leviamo il vaso, grazie. Ok. Certo, potevano mettere una cosa un po' più tranquilla. Senti, Dia, tu qui non mi servi a niente. Quindi vieni qua, siediti. Esatto. Ma arriva Sabrina, ragazzi, ovviamente. Un po' gelosina del cugino, forse? Non sappiamo. Cosa sta facendo lei? Ah, si sta andando a prendere il caffè. Beh, sì, in effetti. Girl, carina. Ma torna subito, secondo me, a sedersi. Infatti. Adoro, vabbè, rallegra. Vieni, siediti pure. Tesoro, chiacchieriamo con il nostro Matthew. Ovviamente, ragazzi, vi aspetto nei commenti di sapere cosa ne pensate di questo nuovo ragazzo. Guardate la nostra Sabrina come li guarda col sopracciglio alzato. Dice, vabbè, qua è scattato qualcosa. Conversazione profonda, adoro. Beh, comunque la nostra Giorgia un po' ci flirta. Vediamo se almeno, cioè, dopo che ha preso il 2 di picche da Drew, scopriamo un po'. Matthew è egocentrico e topo di biblioteca. Ma sono già amici, ragazzi. E cioè, è nata questa amicizia e devo dire che
Lui ci sta al flirt, lei ovviamente chiede di risposta se lui è single. Capiamolo, vediamo un po' se lui è single. Matthew è single, adoro. Allora chiedigli di dondolare con. Adoro, adorerei ragazzi se lui la spinge sull'altalena. Un po' il tempo delle mele, insomma. Un animo un po' romantico la nostra Giorgia. Ma lei, Giorgia, in realtà che tratti ha? Voglio capire. A parte, vabbè, educata, responsabile, la brava ragazza, insomma. Creativa e allegra. E tra l'altro anche bebè felice. No, vabbè, scusate, ma qui c'è. No, vabbè. Il sole nevica. Guardate che sguardo c'ha. Adoro, 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 adoro. Cioè, raga, io non vorrei dire, ma questa è un'immagine troppo romantica. Io la devo immortalare con una foto, se ci riesco, ovviamente. Come lei si è alzata. E figurati, ovviamente, cioè, lo sta lasciando lì? No, ditemi di no. Ok, sta andando a parlare con. Ah, sta andando a parlare con l'amica. E Sabrina gli dice, guarda che mio cugino è single, è single, è single e tra l'altro secondo me potresti piacergli. Quindi diciamo ragazzi che adesso la nostra Giorgia sarà ancora più motivata a allenarsi, a farsi strabella per il nostro Matthew. Tra l'altro Matthew, che ha. Aspettate, fatemi capire una cosa. Topo di biblioteca egocentrico ha questa aspirazione, ovviamente, c'ha l'anima gemella. Adoro. Mentre lei. Dai, così ve li faccio anche vedere un po'. Lei ha come tratti invece vegetaria. Anche lei, madò. Vegetariana e buona. Segugio di spezie. Adoro. Per la maestria del cibo speziato. Ah, c'è anche l'empatia. Potrebbe essere compassionevole. Raga, ma. Cioè, questi. Che cazzo? No, non mi fate morire Matthew, vi prego. Ok, è semplicemente scoppiato un ulteriore incendio come al solito, raga. Cioè, in questi episodi non fanno altro che scoppiarmi incendi. Fai la doccia. Molto bene ragazzi, molto molto bene. Lei però, ok, si sta andando a prendere giustamente una tazza di caffè perché ovviamente sta morendo di sonno. Poi io la farei andare in bagno e poi appunto mi vedrei un bel magari. Fai pipì come una campionessa, adoro. Io mi vedrei a questo punto anche un bel film con i ragazzi, visto che ci troviamo. Proprio da sabato sera, anche un po' da quarantena ci sta. Guarda un film con. E mi vedrei un bel film horror, I Sim Morti Viventi, con Sabrina e Matthew. Vediamo se reggiamo il film. Non lo so. Stanno morendo tutti di sonno. Ma lui, tra l'altro, raga, con questo look, parliamone. Cioè, siediti e siediti. Cioè, ragazzi, lui con questo look è pazzesco. Pazzesco. Cioè, io lo adoro. Ah, se lo stanno. Ma lui si era seduto qui, ma poi si è spostato. In realtà. Scusa, siediti. Perché lei piange? Perché sta a piangere lei? Per la stanchezza? Ma no, ma lui si avvicina e lei si alza. Ma stai bene? Non si fa. Guarda il film attuale, vieni qui subitissimo. Difficile gestire sti sim comunque. Con lui racconto una storia incredibile mentre vi guardate questo film. Cioè, proprio da prendere a schiaffi durante un film si mette a raccontare una storia. Chiedi di farti spingere sull'altalena. Quindi raga, stiamo andando proprio sul flirt, eh? Battuta di abbordaggio audace. Beh, ormai è fiducioso. Ha spento anche un incendio. Ora spegni le fiamme del mio cuore, insomma. Anzi, le fiamme del mio amore.
Adorerei. Ma cosa fa? L'immagine con lo cioè, ma tutto a posto. Adoro, raga. Ma si stanno incazzando? No, dimmi di no, ti prego. No, vabbè. Adoro comunque, ragazzi. Io penso che a voi Matthew... lui ci sta, la battuta d'abordaggio, ma tutto a posto. E parte il flirt, ragazzi. Adoro, adoro. Parte la ship, raga. Si dice così. Lui se la crede tantissimo. Chiedi di ammirare le stelle. Adoro, no? Ma flirtiamo adesso che ci stiamo. Flirta tutto fuoco, a tutto fuoco. Fatti avanti, accoccolate. No, ancora no, dai. Complimentati per l'aspetto. Romantico. Dai, complimentiamoci ancora per l'aspetto. Ragazzi, sta sussurra smancio. No, solletica senza pietà. Mi piace questa cosa. Vediamo se lui ci sta. Secondo me sì. Ma lui in tutto questo non vuole fare niente. Cioè, sta flirtando solo lei. Lui farebbe già il primo bacio. Ma no, aspettiamo di fare un appuntamentino tra i due. Adorerei. Gli ha mandato un bacio volante. Troppo tenero. Vabbè, sono le 22. Qua l'aria si sta riscaldando. Io direi che possiamo andare a dormire con la nostra Giorgia, che viene a dormire qui nel letto del cugino in realtà, e lei invece dormirà nel suo letto, mentre lui ovviamente cede il posto a Giorgia e va a dormire con la zia, sperando che riesca a mettersi... carina! Ok, lei si è messa subito a letto senza neanche pensarci. Adoro. Non so se lei... ah, lei... no, vabbè, lei dormirà sul divano, la madre. Che dobbiamo fare? E niente, ragazzi, io direi che questo episodio finalmente un cavolo di Vert, che anzi in questo caso è una rasoia, perché Giorgia di cognome è Rasoia o Rasoja, secondo voi com'è? Io non l'ho mai capito il suo cognome di Raj. Comunque siamo riusciti a flirtare, ce l'abbiamo fatta. Io aspetto i vostri commenti, secondo me impazzirete per Matthew e lo scriverete sicuramente, ne sono proprio convinto. Ovviamente che Drew fosse gay ce ne eravamo accorti dal subito rifiuto, proprio a prima botta della nostra Giorgia, ma ce lo immaginavamo, fa danza eccetera, cioè ci stava in un club di sulle donne, ci sta, ci sta. E nulla, fatemi sapere cosa ne pensate anche di questa casetta, dell'idea magari di appunto vedere Giorgia anche che è venuta il weekend qui, la domenica, cioè ora che si sveglierà, comunque era un pigiama party tra virgolette, era un sabato sera insieme, la domenica torneremo a casa normalmente, anche perché ci dobbiamo occupare degli ultimi giorni dell'ultima sessione di Gabriel per l'università, che finalmente sta finendo, non ci credo che ci siamo riusciti. E nulla, io aspetto i vostri commenti, condividete, mettete un mi piace a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io voglio salutare tutti coloro che puntualmente mi mettono il mi piace, mi commentano, incitare le persone che non lo fanno, tipo che non commentano, perché a me interessa più il commento che il mi piace, sinceramente, perché mi piace proprio interagire con voi, a farlo. E in più volevo salutare i nuovi iscritti, perché so che ce ne sono, mi hanno scritto anche su Instagram, mi hanno scritto diciamo nei commenti, sono molto contento di questa cosa. Comunque, raga, noi ci vediamo al prossimo episodio, vi mando un bacio e ciao a tutti.